Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca Tech e oggi andiamo a fare un video molto interessante. Ma prima devo dirvi che sto registrando l'audio direttamente con la mia Sony Alpha 5100 e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ma poi devo dirvi che i più attenti voi sicuramente avranno notato un cambiamento nel mio desk setup. E fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete riusciti a capirlo oppure no, io vi risponderò tranquillamente. Intanto direi di partire con il video di oggi. Nuovo format sul canale, questo mese sto cercando di incentrarlo totalmente su nuovi format che voglio portarvi dal mese entrante in poi. E quindi ragazzi parleremo di innovazioni tecnologiche che trovo su Kickstarter. Sono davvero appassionato a questi progetti Kickstarter perché mi piacciono tanto, mi piacciono le innovazioni e lì scopro davvero tantissime cose. Quindi ragazzi direi di non perderci in chiacchiere ed iniziare subito dopo la sigla. Ragazzi, allora siamo qui su Kickstarter e il primo prodotto di cui voglio assolutamente parlarvi si chiama Pormi e devo dire che è davvero straordinario. Come potete vedere, ho tradotto un po' la pagina con Google Traduttore qui in alto perché volevo rendere un po' più semplice a tutti andare a leggere durante questo video. E devo dire, ragazzi, che questo prodotto mi ha stupito davvero tantissimo. In pratica, è un rubinetto che va a connettersi alla nostra rete WiFi e a connettersi soprattutto a Amazon Alexa, quindi è davvero qualcosa di straordinario e ragazzi mi è piaciuto tantissimo. Non so come fa bene a collegarsi con tutto ciò, ma devo dire che è davvero straordinario. Come potete vedere il sistema è questo qui, con questi tubicini vanno a connettersi al nostro impianto idraulico e può fare davvero tantissime cose, come una precisa misurazione di quanta acqua noi vogliamo, controllare la temperatura, quindi impostare quale temperatura noi vogliamo dell'acqua, questo fill custom containers, quindi possiamo andare ad inserire la quantità di acqua giusta all'interno del contenitore. Abbiamo un monitor per andare a visualizzare quanta acqua stiamo consumando, il controllo vocale ovviamente con Alexa e l'amore per la nostra cucina. Quindi ragazzi, questo prodotto è davvero molto interessante. Come potete vedere il sistema è questo qui e mi piace davvero tantissimo anche dal punto di vista del design. Ma adesso andiamo a vedere qualche esempio. Vi prendo quest'ultimo che mi sembra quello più interessante. Vado a togliere l'audio in modo da non creare problemi e come potete vedere lui va a fare una misurazione precisa dell'acqua. Vedete? Adesso ha chiesto ad Amazon Alexa un cucchiaino d'acqua e come potete vedere il rubinetto le ha estratto esattamente un cucchiaino d'acqua ed è qualcosa davvero di straordinario, ragazzi. Possiamo inoltre, come potete vedere da questo video, chiedere di impostare, accendere l'acqua, spegnere l'acqua e davvero fare qualsiasi cosa. Quindi davvero straordinario. Il costo di questo prodotto non è tantissimo, adesso lo andiamo a vedere insieme. Ed eccoci qui ragazzi, sono riuscito a caricare la pagina e qui abbiamo tutte le fasce di prezzo. Prima di tutto ci sono i 10 euro per ringraziarli di questo progetto e per continuare a farlo sviluppare e poi i prezzi per l'acquisto. Come potete vedere qui abbiamo un pacchetto base di 99 euro dove acquisteremo un Pormi, 4 valvole di precisione per la nostra acqua, temperatura del controllo e tutto quello che abbiamo elencato prima. Poi abbiamo 2 Pormi, quindi 198 dollari, 199, 299, 249 e davvero ragazzi arriviamo a prezzi altissimi perché qui abbiamo davvero tantissimi prodotti che ci arriveranno a casa, ma direi che un prezzo base di 99 dollari con 4 rubinetti che possiamo controllare a distanza è davvero straordinario. Ok ragazzi, passiamo al secondo prodotto di cui parleremo oggi e restiamo sempre nel mondo un po' della domotica e un po' sempre della tecnologia perché non mi distoglierò mai da questo aspetto. Questo telescopio Uni e devo dire che ragazzi è qualcosa di straordinario perché è un telescopio intelligente e connesso sempre e comunque con i vostri dispositivi. Infatti è davvero straordinario come questo dispositivo vada a connettersi con il vostro iPad e a farvi vedere tutte le costellazioni nel modo più bello possibile. Infatti come potete vedere questo ruoterà meccanicamente tramite questo joystick ed è
davvero bellissimo. Scendiamo un po' più giù, che ho visto qualcosa di interessante prima. E sì, eccolo qui. Come potete vedere, questo è, ha una serie di sensori incorporati: GPS, accelerometro, magnetometro e giroscopio, che ragazzi individuerà la sua posizione, il suo orientamento, e quindi si calibrerà automaticamente con il punto di vista che voi volete andare a vedere, e tramite il vostro iPad lo guarderete perfettamente. Devo dire che è perfetto, è bellissimo. Avete, come potete vedere, Sky View e Space View in modo da visualizzarlo il più perfettamente possibile, e devo dire che è connesso perfettamente con i vostri dispositivi, sia iOS che Android. E beh ragazzi, questo prodotto merita davvero tantissimo. Andiamo a guardare ora i prezzi, e come potete vedere qui abbiamo un impegno senza ricompensa, i soliti 10 dollari, che ragazzi sono per supportare questo progetto. Inoltre, per acquistarlo ci sta questo prezzo di impegno di 539 dollari. E ragazzi, devo dire che per un telescopio di alta fascia come questo, che è connesso perfettamente con tutti i vostri dispositivi, e devo dire che è anche un bellissimo oggetto dal punto di vista del design, questi soldi sono assolutamente premiati. E quindi ragazzi, prodotto consigliatissimo. Terzo ed ultimo prodotto di cui voglio parlarvi oggi si chiama Nyarbox. Sicuramente qualcuno di voi lo conoscerà già, perché già è famosissimo qui su Kickstarter e non solo. Questo prodotto è un dispositivo di backup per la vostra fotocamera, come c'è scritto anche qui in alto, e ragazzi è qualcosa davvero di straordinario. Infatti questo andrà a creare una connessione wifi con il vostro dispositivo, e una volta presa la schedina SD dalla vostra fotocamera inserita in questo Nyarbox, voi potete tranquillamente andare ad eseguire un backup o qualsiasi altra cosa. Come potete vedere da questa bellissima GIF, ragazzi, si può fare davvero di tutto. Inoltre all'interno ha un SSD a partire da 128 GB, se non erro, fino ad 1 tera, sì esattamente, ed ha una velocità davvero ampissima, e ragazzi quindi riuscirete tranquillamente e velocemente a trasferire i vostri file da un dispositivo all'altro. Inoltre è super rugged, quindi resisterà a tutti i tipi di urti che voi andrete a causargli, e ha, come potete vedere, una porta SD per la vostra fotocamera, una USB o una micro USB, qui non so come meglio definirla, vediamo se c'è scritto, USB-C, e una porta HDMI. Inoltre ci sono tanti accessori, come potete vedere qui all'interno della scatola, e qui abbiamo un test di Super Rugged che ragazzi, come potete vedere, resiste davvero a qualsiasi cosa, quindi è un prodotto davvero straordinario. Qui ci sono anche i prezzi, e quindi li andiamo a vedere velocemente. Per la versione, questo qui è 50 euro per supportare praticamente il progetto, che vi daranno un cappellino, una maglietta, una felpa e due stickers Nyarbox. E qui abbiamo poi i prodotti in sé per sé: 2,99 su Kickstarter avrete un Nyarbox e due basette, credo, per la ricarica, con 128 GB di SSD, e quindi ragazzi davvero già un pacchetto base davvero straordinario. Poi qui abbiamo tanti altri pacchetti, come potete vedere 3,79, e qui non so cos'altro ci dia di differenza, beh, non saprei dirvelo. Ah sì, ok, è 256 GB di SSD per arrivare fino a 1 tera a 699 dollari. Poi abbiamo tutti i pacchetti completi, che arriva fino a 1300 dollari, che ragazzi è davvero un prezzo elevatissimo, anzi arriviamo a 6500 dollari con due pacchi da 10 Nyarbox, quindi ragazzi davvero qualcosa di incredibile. Come potete vedere è compatibile con tantissime applicazioni come Lightroom, Premiere Pro, e davvero ragazzi quindi un prodotto consigliatissimo. Direi adesso di passare alla mia faccia, perché questo video sta per finire qui. Ragazzi, purtroppo il video finisce qui. Sono molto dispiaciuto, perché come ben sapete io amo registrare video qui per voi, e quindi ragazzi io non posso far altro che salutarvi e dirvi che se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete a più non posso in modo da farmi crescere il più in fretta possibile, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella e seguitemi sui social, soprattutto su Instagram dove sono molto attivo, e quindi ragazzi noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.